appuntamento con quel ragazzo che ho conosciuto su Facebook. Maria mi ha portato sul lungomare, sarà un romanticone. Maria me l'immagino alto, bello e muscoloso. Maria ti chiama Rob! Gesù bambino, Gesù bambino, ti prego, fai che non è lui. Sono sempre stata una brava persona, non mi fare questa. Ciao, sono Enzo. Gesù bambino, a Natale ti devo togliere da sopra a presepe. Senti, ma io avevo un appuntamento al buio, sei tu Monica? No, io sono Pascal. Dai, non scherzare, lo so che sei tu. Siediti, Margheritina. Ti posso chiamare Margheritina? Chiamami Margheritina. Senti, Margheritina. Dimmi, Crisantemo. La vuoi una gomma? Ah, grazie. Importante, la gomma in questi casi può servire, sai, se per caso ci baciamo. Che è successo? No, niente. Sai, appena ti ho vista mi è salito il cuore in gola. A me mi è sceso in decazzetto. Infatti adesso ho capito, adesso ho capito perché nelle immagini del profilo di Facebook non c'eri tu, ma c'era la foto di uno scoglio in mezzo al mare. No, ma io ci sono in quella foto. E dove stavi? Sott'acqua. Ho fatto la battuta, sono simpatico. Gesù bambino, ti prego, fai che arriva uno tsunami e la ravoglia. Se ci vogliamo fare Natale insieme, fa che arriva un'onda e che giù. E quindi e insomma. E dunque? E basta! Enzo, sono mesi che mi chiedi questo appuntamento al buio, ma sto qua, dici che vuoi parla! Non mi trattare male, però io faccio così perché sono timido, vado anche da uno psicologo perché ho un complesso. Quale? Mi vedo basso. Allora pure io devo andare dallo psicologo. Perché? Perché pure io ti vedo basso. Perché non devo dire? Non lo so, vogliamo parlare un po' di noi? Parliamo un po' di noi. Però inizia tu, io sono timido. Allora, che ti posso dire? Io ho 26 anni. Veramente, ti facevo più vecchia. Cioè, no, volevo dire che ti facevo più grande di età, più adulta. Ho capito. No, più... Che hai detto? Più mamma, perché non mi sono zitta? Pure tu, però su Facebook avevi scritto di essere uno sportivo, non mi sembra proprio questa cosa. Ma questo è vero, io faccio self. Oh, finalmente, grazie Gesù bambino, lo sapevo che mi mandavi una cosa buona, sei un surfista, perciò mi hai portato in riva al mare, sì. Hai portato con te anche la tavola. No, ma io il surf non lo faccio con la tavola. E come fai? Col cellulare, così. Ho fatto un'altra battuta, hai visto come sono simpatico io? Sei un bambino, ti prego! Fai che viene un terremoto! La terra si arrappe e il lucciuca! Arrivederci, arrivederci! Sai, che ci faccio io qua? Che ci faccio? Sai perché ti ho portato proprio qui, no, su perché? Questa spiaggia? Perché qui ho tanti ricordi di quando ero bambino. Ah, sì? Io mi ricordo che mi mettevo in riva al mare e costruivo un castello di sabbia. Però poi arrivava un'onda e se lo portava via. Allora costruivo un castello di sabbia ancora più grande. Però poi arrivava un'altra onda e se lo portava via. Allora io costruivo un castello di sabbia ancora più grande, ma arrivava un'altra onda e se lo portava via. Allora io facevo un altro castello di sabbia... Ma sto castello non lo potevo fare un metro e un coppo! E dico io pure tu! Vedi che arriva l'onda e si porta tutto e tu hai preso il castello e lo fai sempre allo stesso posto, pure tu! Se facevi il castello di sabbia un metro più sopra, tutti questi soldi dello psicologo ti sparagnava! Enzo, veramente, pensi che non è così? Aspetta! Yeah. Ho una sorpresa per te. Tu ne vai? Ti dedico una frase d'amore. Monica, ormai nella tua vita ci sono io. Igmazza. E non preoccuparti, ti farò stare 3 metri sopra il cielo. Perché se io potessi rifare il mondo, mettere il tuo sguardo al posto del cielo, mettere il tuo sorriso al posto del sole e mettere la tua voce al posto del vento. Che ne pensi? Che hai mettessi a nato posto tuo io. Il
primo appuntamento è come una partita a poker. Devi giocare bene le tue carte. Ma soprattutto, statta a corte bluff. Yeah, baby girl.